Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate il link qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per parlarvi di Joker, il film diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, perché si sono da pochissimo concluse le premiazioni dalla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e la pellicola di Warner Bros. Si è portata a casa il premio più grosso e succoso. Ha infatti vinto il Leone d'Oro come miglior film. E questo è un evento storico nel mondo dei cinecomics, perché anche se in base a quanto ho letto e anche dalle prime impressioni che avevo sul trailer, questo è più un film d'autore vestito da cinecomics che è un cinecomics puro e crudo come l'abbiamo visti finora, è la prima volta in assoluto che un film di questo genere riesce a vincere un premio così grosso in una rappresentazione così importante come il Festival del Cinema. E qui non dico che sia un male il fatto che sia un film d'autore vestito da cinecomics, però ovviamente si intuisce fin da subito che le cose non sono come siamo abituati a vederle fino ad ora. E questo mi fa crescere ancora più hype per la pellicola. Quando ho fatto la trailer reaction ho detto che avevo dei dubbi sul fatto che questo sarebbe stato effettivamente il Joker che conosco nei fumetti, ma non vuol dire che fosse una critica. Non stavo criticando il film, era un dubbio che continuo ad avere, ma sono curioso di vedere come Todd Phillips ha riscritto le origini del personaggio, perché è stato confermato che quella che vedremo sarà una storia d'origini del tutto nuova rispetto a quelle che abbiamo letto o letto nel tempo nei fumetti della DC. Ho letto recensioni entusiaste praticamente da chiunque. Anche tutti quelli che conosco che erano presenti all'anteprima al Festival del Cinema di Venezia erano stracontenti. Mi sto mangiando le mani di non essere riuscito ad andare quest'anno al Festival del Cinema, soprattutto per Joker. Ho letto che alcuni sperano che questo film sia un punto di partenza per la nuova trilogia di Matt Reeves con Robert Pattinson come protagonista, ma forse credo che sarebbe meglio se questa pellicola rimanga una piccola chicca a sé stante, senza prequel, senza sequel e senza altri collegamenti con il DC Universe, dato che era comunque stato dichiarato che questa pellicola sarebbe stata staccata dall'universo DC che abbiamo visto finora, composto da Justice League, Shazam, Wonder Woman, Aquaman e Man of Steel. Anche perché, fino a prova contraria, anche la trilogia di Matt Reeves sarà staccata dal DC Universe, anche perché nel DC Universe abbiamo già un Batman, che è quello di Ben Affleck, che anche se non tornerà più nel ruolo è comunque presente in quell'universo. Nell'ultimo film uscito, che è Shazam, ci sono comunque riferimenti a quel Batman lì, e non penso che aggiungano poi più avanti un ulteriore Batman, anzi è più probabile che magari rebuttino alcuni personaggi, tra cui Superman, e li inseriscono poi nel nuovo universo che comincerà con il Batman di Robert Pattinson. Comunque, tornando a Joker, io non vedo assolutamente l'ora che esca in Italia per findarmi al cinema. Sono stracurioso a questo punto di vedere questa pellicola, che so già per certo che sarà una bomba atomica, perché comunque Joaquin Phoenix è un attore incredibile, hanno tutti esaltato la sua prestazione. Quello che mi interessa di più è vedere quanto sarà legato al personaggio che conosco nei fumetti, o se semplicemente hanno preso i nomi di Gotham, Wayne, Joker e li hanno schiaffati su un bellissimo film d'autore, che ripeto non è per forza un problema. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa svolta nel mondo del cinema, nel mondo delle premiazioni cinematografiche e dei cinecomics. Devo ammettere che sono contento, non è la prima volta che un cinecomics vince un premio importante, vi basti pensare Black Panther, che ha vinto l'Oscar come miglior costumi, ma è la prima volta che vince un premio come miglior film. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video.